benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano, i titoli. La Guardia di Finanza ha scoperto un opificio clandestino a Bernate Ticino, adibito alla produzione illecita di sigarette, di queste sequestrate 400 kg contraffatte. Il caro energia e gli effetti della guerra in Ucraina stanno affossando il PIL lombardo, meno 7,3 miliardi di euro di crescita al prodotto interno lordo regionale. Sala e Meloni alla commemorazione per Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 75 da un gruppo di estremisti di sinistra. Preoccupa il corteo della destra di questa sera. Disordini e rapine in locali pubblici. Il questore di Milano Petronzi ha emesso due Daspo Willy nei confronti di due uomini che nei giorni scorsi si erano resi responsabili di reati in un bar. Verranno riqualificati i palazzi Haller del quartiere Tessera di Cesano Boscone, che attendevano questo momento da tempo. Il sindaco e i lavori saranno fatti nei tempi previsti. E come avete sentito in apertura del TG, la cronaca, produceva 2 tonnellate di sigarette al giorno. È stato sequestrato e scoperto dalla Guardia di Finanza un opificio clandestino a Bernate Ticino, adibito alla produzione illecita di sigarette. Ne sono state sequestrate 400 kg, nonché oltre 10 tonnellate di tabacco trinciato. 400 kg di sigarette di contrabbando e 10 tonnellate di tabacco da smerciare illegalmente. Sulle rive del Naviglio a Bernate deve intervenire la Guardia di Finanza di Napoli, che ha arrestato due uomini responsabili di un opificio clandestino in grado di produrre 2 tonnellate di sigarette al giorno. Altre 8 persone sono state denunciate. I finanzieri di Napoli da tempo stavano seguendo l'organizzazione criminale e registrando negli ultimi mesi frequenti trasferte effettuate da alcuni soggetti provenienti dal capoluogo campano, con precedenti per fatti di contrabbando, proprio verso Bernate Ticino. I due arrestati sono entrambi campani direttamente responsabili dell'attività, mentre gli 8 denunciati sono 2 cittadini bulgari e 6 serbi, trovati al lavoro dentro la fabbrica di Bernate. La centrale dell'attività illecita era un capannone che si trovava all'interno dell'area industriale del paese. Un capannone in disuso da più di 2 anni, ma in cui gli indagati lavoravano anche in orari notturni. Al momento dell'intervento, le Fiamme Gialle di Napoli, insieme alle compagnie di Magenta e di Milano, hanno sottoposto a sequestro una linea industriale completa composta da sofisticati macchinari e attrezzature che producevano in modo contraffatto anche i marchi delle sigarette. Sono state complessivamente sequestrate 10 tonnellate di tabacco sfuso, trinciato e essiccato, 4 quintali di sigarette contraffatte già confezionate, 1 milione di pacchetti per il confezionamento delle sigarette e 5 milioni di filtri. Il sequestro, dichiara la Guardia di Finanza, conferma le recenti evidenze investigative che attestano la scelta strategica delle organizzazioni contrabbandiere napoletane di ramificarsi nelle regioni del nord per adattare e sfruttare capannoni in disuso, riducendo così i rischi dei trasferimenti su strada o via mare da paesi esteri, tratte che sono storicamente bersagliate dai sequestri della Guardia di Finanza. Il caro energia e gli effetti della guerra in Ucraina potrebbero costare molto alle imprese lombarde. Il clima di incertezza rischia infatti di costare nel 2022 circa 7,3 miliardi di euro del PIL. Il perdurare del conflitto in Ucraina rischia di mettere a dura prova la ripresa economica lombarda, con una contrazione del PIL regionale per il 2022 stimabile sui 7,3 miliardi di euro, pari a circa 6,9 miliardi in meno rispetto al 2019 per quanto riguarda i consumi, e oltre 15 miliardi in più graverebbero sulle imprese a causa dei maggiori costi dell'energia e quasi 5,8 miliardi a causa dell'aumento del prezzo del gas. Sono solo alcuni dei dati presentati da CNA Lombardia durante il focus trimestrale sull'andamento dell'economia regionale, che ha evidenziato come questi fattori mettano in atto la tempesta perfetta a danno delle micro e piccole imprese nell'orizzonte di una ripresa già fragile nel corso della graduale uscita dalla pandemia. Se questi dati si dovessero confermare, la situazione diventerà veramente seria, per non dire drammatica. Siamo di fronte sostanzialmente ad una tempesta perfetta. Noi abbiamo la necessità di avere delle risposte rapide e concrete da parte del governo, ma soprattutto che siano delle risposte strutturali. Non possiamo accontentarci di decreti legge con qualche calo che riguarda il costo del carburante, ad esempio, che poi magari verranno più o meno rinnovati nel tempo,
ma dobbiamo valutare soluzioni diverse. Per quanto riguarda il gas, bisogna fare una seria riflessione sulle accise e valutare se è possibile adottare una moratoria in modo da poter fronteggiare ciò che tutti definiscono essere un'azione speculativa, per vedere di non andare a penalizzare ulteriormente le imprese. Sono costi che stanno diventando insostenibili. In Lombardia le imprese assorbono il 76% dei consumi elettrici e dei 15 miliardi di euro che potrebbero gravare sulle imprese, circa 10,2 miliardi ricadrebbero sull'industria, manifatturiero in testa, e i restanti 4,9 miliardi sulle imprese dei servizi, commercio su tutti. Le attività economiche rappresentano invece il 47% dei consumi di gas naturale nella regione e dei quasi 6 miliardi di euro di costi che le aziende dovrebbero farsi carico, circa 4 miliardi peserebbero sulle imprese dell'industria, mentre i restanti 1,8 miliardi sui settori del commercio e dei servizi. Occhio di riguardo anche per l'export: la Lombardia esporta verso Russia ed Ucraina prodotti meccanici, chimica, gomma plastica, prodotti del sistema moda e del sistema casa, metallurgia e metalli e agroalimentare, un business pari a 2,7 miliardi nel 2021, oggi totalmente a rischio. Questa mattina si è svolta la commemorazione istituzionale per Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975 da un gruppo di estremisti di sinistra. La cerimonia presente il sindaco di Milano Beppe Sala e anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. C'è preoccupazione e attesa per il corteo di questa sera, che appunto si svolgerà nella serata. La piccola area verde di via Pinturicchio comincia a riempirsi intorno alle 10.30, mezz'ora prima dell'appuntamento prefissato. Tra altalene, panchine e aree cani, il giardino che dal 2005 porta il nome di Sergio Ramelli ospita come ogni anno la commemorazione del 18enne militante del Fronte della Gioventù, aggredito a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia Operaia la sera del 13 marzo del 1975 e morto 47 giorni dopo l'agguato, il 29 aprile, in un letto dell'ospedale maggiore. Io penso che però prima delle ideologie devono venire le persone, e la riflessione che faccio oggi è che per fortuna viviamo un tempo in cui queste tragedie dovute alle ideologie di fatto non ci sono più, quindi giusto ricordare, ma giusto essere felici del fatto che viviamo un tempo diverso. Detto ciò, ribadisco, io ai ricordi delle persone, in particolare dei giovani morti a Milano, da una parte e dall'altra, ci sono sempre stato e continuerò a esserci, veramente, prima le persone e poi le ideologie. Quest'anno, oltre al sindaco Beppe Sala, era presente anche Giorgia Meloni, che ha osservato alcuni attimi di silenzio davanti alla corona di fiori del comune, di fronte al cippo, che ricorda Ramelli. A lei sono arrivate le domande sui saluti romani che spesso negli anni passati sono stati immortalati in occasione delle commemorazioni per Ramelli, ma sul tema la leader di Fratelli d'Italia taglia corto. Vi nuociono quei gesti? Non li condivide? Sono antistorici, come ho detto mille volte. Ma lei dal palco del 25 aprile ha detto basta ambiguità, basta saluti fascisti, basta... Ma quella è la mia posizione, cioè la mia posizione è che credo che questo è un passaggio che Fratelli d'Italia dovrebbe fare, perché è stabilito dalla Costituzione. Ripeto, è la mia idea e io non posso che continuare a ribadirla. Ad accompagnare la leader del partito era presente buona parte dei vertici di Fratelli d'Italia, dal senatore e vicepresidente del Senato Ignazio La Russa al presidente dei deputati Francesco Lollo Brigida, dalla coordinatrice lombarda del partito Daniela Santanchè al coordinatore milanese Stefano Maullu, fino all'assessore alla sicurezza regionale Riccardo Decorato. Voglio solo ricordare che Sergio Ramelli è diventato un simbolo per i tanti giovani di destra, è un simbolo perché da giovane di destra fu ammazzato per aver scritto uno dei pochi temi all'Istituto Molinari contro, che denunciava gli assassini delle Brigate Rosse che avvenivano, siamo negli anni 70, che avvenivano con frequenza anche a Milano.
Continuiamo con la cronaca, dove stavolta è protagonista Corbetta. Da un'indagine partita dalla Germania, ha coinvolto appunto la città appena citata per la fornitura di un software per le centraline alterate di motori diesel. Una delle inchieste più rilevanti degli ultimi decenni potrebbe avere una soluzione anche grazie ad un'azienda di Corbetta. Il cosiddetto Dieselgate sulla produzione di alcuni modelli di auto più inquinanti del dichiarato ha portato a cercare informazioni anche alla Magneti Marelli di Corbetta. La Guardia di Finanza ha eseguito la perquisizione disposta dalla Procura di Torino, che era alla ricerca di documenti relativi ai rapporti tra l'allora FCA, Magneti Marelli e Suzuki. I magistrati di Torino hanno preso l'iniziativa come previsto dalle norme sulla cooperazione giudiziaria internazionale e su richiesta della Procura di Francoforte, da cui è partita l'inchiesta. In una nota, Eurojust ha fatto sapere che stava assistendo le autorità di Germania, Italia e Ungheria in una serie di perquisizioni per contrastare l'uso di dispositivi di emissione difettosi nei motori usati in auto di un produttore giapponese. Nella nota, in cui si sottolinea che i dispositivi sarebbero stati montati nei motori diesel di fabbricazione italiana di un gran numero di auto e successivamente assemblati in altri modelli della casa in uno stabilimento di produzione in Ungheria, si precisa però che in Italia le perquisizioni sono eseguite dalla Guardia di Finanza di Torino e Milano. A questo proposito, Magneti Marelli fa sapere che, mentre non commentiamo nel dettaglio, confermiamo la piena collaborazione con le autorità nelle loro investigazioni. Magneti Marelli è convinta di aver operato sempre nel pieno rispetto delle normative. E la crisi sanitaria del Covid, i fondi del PNRR e anche le Olimpiadi rischiano di diventare un terreno fertile per le infiltrazioni mafiose. In questi due anni le segnalazioni sospette sono salite del 44% in più rispetto al 2019. Vediamo i dati. In Lombardia, nel solo 2020, la Guardia di Finanza ha scoperto fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio per oltre 503 milioni di euro, un quarto di quello emerso a livello nazionale, a cui se ne aggiungono 9,2 milioni nell'azione del contrasto all'usura, per un totale di 426 persone denunciate per riciclaggio e 43 per usura. Nel 2020, inoltre, 600 persone fisiche e 127 persone giuridiche sono state soggette di accertamenti patrimoniali antimafia dalle fiamme gialle, che hanno individuato patrimoni illeciti per 219 milioni di euro, con le segnalazioni sospette che sono salite del più 44% rispetto al 2019. Sono i dati illustrati dal comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti, durante il convegno tenutosi a Palazzo Pirelli sul ruolo degli ordini professionali nel contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'economia. Negli ultimi due anni abbiamo avuto 18 filoni investigativi conclusi, in cui sono emersi in maniera evidente casi di contiguità fra alcuni professionisti, alcuni studi professionali e esponenti di ambienti criminali, soprattutto nel campo dell'offerta non solo di servizi illegali ma anche di servizi legali, soprattutto nel campo fiscale. Crediti fiscali fittizi, fatture false e quant'altro. Il convegno è stato così l'occasione per presentare il corso di perfezionamento e specializzazione dedicato ad avvocati, commercialisti e notai in tema di lotta alla criminalità organizzata, per fornire a questi professionisti un quadro conoscitivo delle tecniche di infiltrazione della criminalità nell'economia e degli strumenti normativi previsti per cogliere i relativi segnali di rischio in un momento come quello attuale, in cui la crisi pandemica, i grandi finanziamenti che arriveranno con i fondi del PNRR e gli stanziamenti per le Olimpiadi di Milano Cortina rischiano di essere un terreno molto fertile per l'infiltrazione mafiosa. Proprio da parte degli ordini professionali, quando abbiamo proposto loro questo corso di perfezionamento, è stato immediatamente evidenziato come mai come oggi fosse necessario, proprio in previsione dei numerosi appalti e anche delle imprese che si muoveranno in funzione dei soldi provenienti dal PNRR. Quindi, diciamo,
diciamo, in qualche maniera stiamo arrivando in un momento assolutamente quanto mai propizio per creare questa formazione. Durante il convegno anche il procuratore aggiunto capo della divisione antimafia della Procura di Milano, la dottoressa Alessandra Dolci, ha evidenziato come le investigazioni condotte negli ultimi anni diano conto del ruolo fondamentale assunto proprio da taluni professionisti nell'espansione mafiosa dell'economia legale. Da un lato infatti essi sono le linee di connessione con il mondo dell'imprenditoria, della politica e delle istituzioni e dall'altro, mettendo le proprie specifiche competenze al servizio del sodalizio, ne favoriscono e rafforzano il potere economico. Com'è possibile che questi soggetti poi vengano in contatto con il mondo della politica, con il mondo delle istituzioni? Qual è la testa di ponte? Sono i professionisti. Adesso una notizia avvenuta questa mattina: un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito in via Giambellino da un camion per la raccolta rifiuti. L'episodio è accaduto intorno alle 5 in via Giambellino, l'uomo è stato portato in ospedale in gravi condizioni. AMSA, si legge in una nota, esprime la sua vicinanza al cittadino coinvolto e alla sua famiglia. L'autista AMSA, in servizio alla guida di un motocarro, si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi. L'azienda resta in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso ed è a disposizione delle autorità per aiutare a chiarire la dinamica dell'accaduto. Adesso passiamo sempre a parlare di cronaca. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso due provvedimenti di prevenzione, il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di un italiano e un romeno che nei giorni scorsi si sono resi responsabili di reati in locali pubblici. Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso due provvedimenti di prevenzione, il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di due persone che nei giorni scorsi si sono rese responsabili di reati nei pressi di locali pubblici. Il primo provvedimento è destinato a un 48enne italiano con precedenti che la sera di lunedì 18 aprile, in un bar di Dergano, aveva nell'ordine frantumato una zuccheriera, lanciato un portatovaglioli contro una dipendente, preso una bottiglia di superalcolico dal frigorifero, lanciato una sedia contro un cliente e sputato al volto dell'addetta al bar che gli aveva richiesto il pagamento delle consumazioni. Inseguito da una delle dipendenti che pretendeva il pagamento, l'uomo l'aveva colpita più volte e palpeggiata con insistenza. All'arrivo della polizia era stato arrestato per violenza privata e sessuale. L'altro destinatario di Daspo è un 49enne romeno pregiudicato per furto, rapina e ricettazione che in un bar di via Pellegrino Rossi avrebbe sottratto la bellezza di 124 bottiglie per un valore di quasi 4.000 euro. Con il Daspo Willy, che prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte lo scorso settembre a Colleferro in provincia di Roma, i due soggetti destinatari della misura non potranno più accedere o stazionare nelle vicinanze di discoteche e bar della città metropolitana di Milano per i prossimi due anni. Ci spostiamo a Cesano Boscone, dove verranno riqualificati i palazzi Aller del quartiere Tessera, che attendevano questo momento da molto tempo. Il sindaco dichiara che i lavori saranno fatti nei tempi previsti. Aller Milano ha presentato il progetto per la riqualificazione dei palazzi del quartiere Tessera di Cesano Boscone durante una seduta della commissione consiliare in Regione Lombardia. Una notizia positiva per l'amministrazione comunale, che attende da anni un intervento sui quasi 1.000 alloggi del quartiere popolare. Per questo il sindaco Simone Negri si è lasciato subito andare a un comincio a crederci in merito a un intervento che è spesso sembrato difficile da realizzare. In una seduta di una delle commissioni regionali, ai consiglieri regionali è stato presentato un piano in cui è prevista la riqualificazione dei nostri palazzi, di tutti i 960 appartamenti, e che partirà presumibilmente entro la fine del 2022, e i lavori chiaramente dovranno finire entro dicembre 2023. Si tratta di un passaggio importante perché Aller si era impegnata e ha sistemato finalmente l'impianto di riscaldamento, il locale caldaie, eccetera, e ora
si sta muovendo per riqualificare i palazzi. Comincia quindi a comporsi il quadro di un quartiere popolare totalmente rigenerato, con palazzi messi a nuovo, una nuova scuola e i fondi del PNRR e non solo, che stanno arrivando per finanziare il centro civico di Via Turati e un nuovo parco dello sport. L'amministrazione comunale, parallelamente, sta finalmente chiudendo il travagliato percorso per costituire un nuovo Civic Center al posto della scuola di Via Gobetti, ovviamente dove ci sarà una nuova scuola primaria ed alcune funzioni sociali. Abbiamo partecipato al PNRR e probabilmente riusciremo ad ottenere un finanziamento per la riqualificazione del centro civico di Via Turati. Siamo in ballo ovviamente con la piscina e, ricordo, il parco dello sport. Quindi complessivamente tutte queste iniziative dell'amministrazione e di Aler porteranno nell'arco di 2-3 anni ad avere un quartiere messo a nuovo. Una rigenerazione urbana che deve essere accompagnata per forza dalla rigenerazione sociale di questo quartiere, che è fondamentale per la nostra Cesano e credo anche per tutta l'area milanese. Ritorniamo a Milano, dove si riaccende la polemica sullo stadio di San Siro. I club chiedono maggiore certezza da parte del comune, ma intanto l'ipotesi del piano B, ovvero la realizzazione di un nuovo stadio a Sesto San Giovanni, diventa sempre più concreta. Si riaccendono improvvisamente le braci della polemica sul destino del Meazza. A buttare benzina sulle fiamme sono stati i rappresentanti dei club che, nel corso di un evento tenutosi all'interno dello stadio, sono tornati a mettere pressione su Palazzo Marino affinché i tempi del dibattito pubblico si velocizzino. E quale miglior modo di farlo se non evocando il peggiore spauracchio del comune? Il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, e l'amministratore delegato nerazzurro, Alessandro Antonello, hanno infatti ribadito che, dopo più di 3 anni dalla presentazione del progetto, l'ipotesi di un piano B diventa sempre più realistica. Per intenderci, quando si dice piano B, il riferimento è a Sesto San Giovanni, la cui amministrazione si è già detta disponibile ad ospitare il nuovo stadio. E se questo dovesse accadere, allora Palazzo Marino si ritroverebbe con un Meazza ancora in piedi, ma desolatamente vuoto, cosa che, oltre al danno economico, comporterebbe anche la beffa sociale di un'area lasciata deserta. A conferma di ciò, Scaroni ha sottolineato che, quando le squadre parlano di uno stadio fuori Milano, non ci si riferisce a un viaggio di 50 km dalla città, ma a un luogo che i milanesi possano riconoscere ancora come casa loro. Una descrizione che calza a pennello su Sesto San Giovanni, che dispone anche del collegamento con la metropolitana. Che siano reali minacce o solo provocazioni per spronare il comune a fare più in fretta, i club chiedono tempi certi per il proprio investimento. A complicare ulteriormente le cose ci si è messa anche la questione del passaggio di proprietà del Milan, che in molti danno già per fatta e in chiusura nei prossimi giorni. Investcorp, la società del Bahrain, che dovrebbe subentrare al fondo americano Elliott, starebbe infatti pensando, secondo indiscrezioni non confermate, a uno stadio interamente di proprietà dei rossoneri, come se la carne sul fuoco non fosse già abbastanza. La Lombardia punta sempre di più sulla mobilità sostenibile. Da regione, 20 milioni di risorse europee che saranno sfruttate per finanziare 22 progetti di mobilità dolce in 42 comuni, per collegare le stazioni della metropolitana e anche quelle ferroviarie. In Lombardia si va verso una rete di piste ciclabili più dinamica e integrata tra tutto il territorio. Tra gli effetti della pandemia, infatti, c'è stato anche quello di ripensare alla mobilità, con una spinta sempre maggiore di chi sceglie i mezzi sostenibili come la bicicletta. Se ne è parlato nel convegno di Palazzo Pirelli sulla mobilità dolce, organizzato dalla Presidente della Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale, Claudia Carzeri, di Forza Italia, che ha evidenziato come Regione Lombardia abbia già mappato i 17 percorsi ciclabili regionali che si snodano principalmente lungo i corsi dei fiumi, costruendo una banca dati dell'offerta ciclabile regionale attraverso il geoportale che consente di conoscere tutti i percorsi. Regione inoltre è riuscita ad attrarre 20 milioni di risorse europee per finanziare 22 progetti di mobilità dolce in 42 comuni per collegare le stazioni della metropolitana e quelle ferroviarie, con l'obiettivo di realizzare una vera integrazione ferro-gomma-bicicletta. La mobilità dolce è strategico perché dopo il Covid, diciamo, abbiamo questa inversione di tendenza dove si è abbandonato un po' il mezzo pubblico per passare a mezzi
singoli e soprattutto alla bicicletta quale mezzo per raggiungere il luogo di lavoro. Però abbiamo visto che la bicicletta è stata utilizzata molto anche nel turismo di prossimità. Pertanto oggi cerchiamo di fare un po' il punto tecnico, invitando dei grandi esperti in materia in settore per capire cosa Regione Lombardia può fare di più, meglio, organizzando anche un percorso che preveda un'integrazione vera tra la mobilità ferro, gomma e bicicletta. Ed è così che le difficoltà di questi due anni possono diventare l'occasione per dare una nuova forma alle città e ai territori, con ancora più attenzione a sistemi di spostamento sostenibili, tra cui una parte importante è quella delle reti ciclistiche, ripensando così gli spazi urbani con ancora più attenzione all'ambiente. È un'opportunità unica, visto l'enorme crescita del traffico in bici in seguito al rimescolamento della mobilità dovuta al Covid. Credo che il traffico sia molto in crescita e credo che quindi sia un'opportunità da sfruttare proprio adesso, un'opportunità, come dice il titolo, da sfruttare in questo momento per cercare di fidelizzare a quel punto e di mantenere questi ritmi di crescita che si sono avuti in questi ultimi, diciamo, un anno e mezzo, due, purtroppo coincidenti con la pandemia. E con questo è tutto, io adesso vi lascio alle previsioni del meteo e vi ricordo l'appuntamento questa sera con Le regole dello stare bene con Cristina Colli. Tra poco l'edizione Pavia, io vi auguro una buona serata.